Come rimuovere completamente il lag su BlowStacks? Ma che ci vuole? Sì, ragazzi, si può fare! Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, allora, in passato ho fatto molti video su come rimuovere il lag su BlowStacks e adesso stiamo qui su Last Day on Earth, come sempre. E alla fine del video uscirà il video di come rimuovere il lag attraverso la virtualizzazione. Se BlowStacks vi dice attiva la virtualizzazione perché le prestazioni sono molto molto basse, allora guardate quel video e capite. Allora, un altro metodo che conosco è molto molto semplice. Allora, per chi ha un buon PC andrà fluido, per chi ha un PC abbastanza buono farà al massimo 50-60 fps su qualsiasi gioco, tipo Free Fire. Quello sì che è un gioco piuttosto pesante per i telefoni, ma possiamo dire che si può risolvere. Poi Last Day on Earth, come potete vedere, 32-30 fps in basso a sinistra. Avendo un buon PC, adesso vi mostrerò come aumentare quei fps. Allora, vado un attimo su impostazioni, engine, e un attimo abilità e V-Sync. Ok, poi chiudo tutto il gioco, chiudo BlueStacks, chiudo qualsiasi cosa, chiudi, ok, riapro BlueStacks. Ok, allora 29 fps, impostazioni, engine, abilità frame elevati e salva. Ecco, eccoci qua. Ok, fatto, abbiamo aumentato gli fps, quindi stiamo a 87, 91, 89, 66. Non capisco perché mi fa così pochi. Allora, impostazioni, engine, no, neanche per sogno. Ah, ho capito, ultra, metto un attimo alta. Ah, 89, 93, 91. Ok ragazzi, il metodo è questo, semplicemente, e ho aumentato gli fps. Semplice. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione e lascia like se il video ti è stato utilissimo, iscriviti al canale e niente, grazie a tutti, noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao.